Ieri, care colleghe e cari colleghi, durante la discussione sulle operazioni militari turche nel nord-est della Siria, un membro di questo Parlamento ha agito in modo inaccettabile, mostrando un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei suoi colleghi e di questa istituzione. Vorrei sottolineare, confortato anche dai presidenti dei gruppi politici, che non tollererò più alcun comportamento che possa danneggiare la dignità e la reputazione di questo Parlamento. In base all'articolo 176.1 del Regolamento del Parlamento, ho deciso di imporre una sanzione per grave violazione dell'articolo 10.3 all'onorevole Angelo Ciocca, che durante la seduta di ieri ha adottato una condotta turbolenta e ha compreso l'abbandono del suo seggio e il lancio di un oggetto a terra nel centro dell'aula. La sanzione consiste nella perdita del diritto all'indennità giornaliera per un periodo di 10 giorni e in una sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte le attività del Parlamento per un periodo di 5 giorni in cui il Parlamento e i suoi organi, le commissioni e le delegazioni si riuniscono a partire dal 4 novembre prossimo, senza pregiudizio naturalmente del suo diritto di voto in plenaria e con riserva del rigoroso rispetto delle norme di comportamento dei deputati. La decisione è stata notificata al deputato interessato, che ha il diritto di presentare ricorso interno contro questa decisione all'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 177. Care colleghe e cari colleghi, ci sono stati in questi periodi di inizio di attività parlamentare alcuni comportamenti che sono da riprendere, sia nel linguaggio che nel comportamento. Per questo motivo ho scritto altre lettere a parlamentari e aspetterò le loro risposte. Abbiamo un grande spirito di tolleranza e di libertà in questo Parlamento, ma il linguaggio e il comportamento devono essere adeguati al rispetto di questa istituzione. Grazie.